Gli invertebrati comprendono il più grande numero di specie animali. Gli artropodi sono i più sviluppati fra gli invertebrati. Gli invertebrati meno complessi comprendono quelli classificati nel tipo dei molluschi. Molto più semplici nella struttura sono i vermi e gli animali correlati, compresi nel tipo degli annelidi. Ancora più semplici sono i poriferi, spugne e animali correlati, e infine i più semplici fra tutti gli invertebrati, i microscopici protozoi. Essi hanno una lunga storia. Si crede che alcune specie di protozoi fossero tra le prime forme di vita sulla Terra. Il nome protozoo significa primo animale. Prove scientifiche di ciò si possono trovare in queste grandi colline di gesso in Inghilterra che si formarono milioni di anni fa. Il gesso di queste rupi è in realtà formato dai resti fossili di miliardi di protozoi microscopici. Stacchiamo un frammento di gesso e mettiamone un campione al microscopio. I resti fossili degli antichi protozoi della preistoria sono facilmente visibili con un buon ingrandimento. Parenti tuttora vivi di questi fossili sono i protozoi chiamati foraminiferi. Questi rappresentano solo poche delle migliaia di specie di protozoi. Queste specie sono raggruppate in quattro classi maggiori rappresentate da questi modelli. Cominciamo la nostra osservazione dei protozoi con le caratteristiche fisiche delle quattro classi. La comune ameba è tipica di una classe. Le amebe sono caratterizzate da alcune estroflessioni, gli pseudopodi, che significa falsi piedi. Gli pseudopodi si formano quando l'animale si muove e sono la caratteristica fisica che identifica la classe dei rizopodi, i protozoi simili all'ameba. Nell'ameba viva la formazione di pseudopodi per il movimento è facilmente osservabile. Il rizopode diffluja appare scuro a motivo dei granelli di sabbia che si attacca addosso come copertura protettiva. Lo pseudopodo fuoriesce attraverso un'apertura di questo rivestimento. In questo primo piano di un altro rizopode, un esemplare di foraminifero, possiamo notare un gran numero di lunghi pseudopodi simili a fibre. I radiolari sono protozoi con uno scheletro rigido e lucido e appaiono molto diversi dagli altri rizopodi che abbiamo visto. Fra le strutture dello scheletro che assomigliano ad aculei si trovano delicati pseudopodi che indicano come i radiolari siano altri rizopodi correlati con l'ameba. Così la caratteristica fisica principale dei rizopodi o sarcodini, per usare un altro nome, è costituita dai loro pseudopodi o falsi piedi. Questo è un modello di Trypanosoma lewisi, una specie che appartiene a un'altra classe di protozoi. La caratteristica fisica che permette l'identificazione di questa classe è una struttura simile a un pelo, il flagellum. La sua funzione è legata al movimento e possiamo rendercene conto in questo protozoo della stessa famiglia, il Paranema, che abbiamo fotografato al microscopio interferenziale. La presenza di uno o più flagelli identifica la classe di protozoi noti come flagellati. Ci sono numerose specie di flagellati. Fra i più comuni ci sono i dinoflagellati, che si incastrano all'interno di scaglie di cellulosa. Si protende da queste scaglie, come vedremo nell'immagine seguente, ravvicinatissima, il flagellum all'estremità del rivestimento. Quest'organismo che sembra un merletto di forma sferica è il Volvox. Non è un singolo animale, ma una colonia di protozoi che vivono insieme come un'unità. I cambiamenti di luce mostrano le numerose cellule separate che compongono la colonia sferica. Ognuna delle centinaia di cellule ha dei flagelli. Il movimento di questi spinge la colonia attraverso l'acqua. Strettamente imparentata con i flagellati è un'altra classe di protozoi rappresentata dal paramecio. Quest'animale anche ha delle estroflessioni simili a un pelo che sono la sua caratteristica fisica per l'identificazione, ma esse sono più corte e meno flessibili dei flagelli. Sono chiamate ciglia.
Le ciglia caratterizzano i ciliati, una terza classe di protozoi. I comuni tipi di paramecio sono facilmente riconoscibili come ciliati a motivo del loro corpo a forma di ciabatta. Il battito ritmico delle loro ciglia produce un moto rapido. Le ciglia sono strutture estremamente versatili. Lo stentor è un ciliato un po' a forma di tromba. Spesso si attacca a qualche piccolo oggetto che vaga nell'acqua e usa le sue ciglia per portare il cibo nella sua ampia bocca e imbuto. Le ciglia ben sviluppate degli euploti sono fuse insieme in fasci e formano così strutture più grossolane. Gli euploti possono usare le loro ciglia composte per nuotare e anche per strisciare su oggetti presenti nell'acqua. Una quarta classe di protozoi, gli sporozoi, è qui rappresentata dal plasmodio della malaria, mostrato in uno stadio precoce di sviluppo. La principale caratteristica degli sporozoi, che li identifica, è che essi vanno soggetti a un ciclo vitale che implica la metamorfosi e che la gran parte delle specie forma le spore. Questo è un altro sporozoo, l'Eimeria, in uno degli stadi del suo ciclo vitale. In questo stadio vengono prodotte le spore che danno il nome alla classe. Ora abbiamo visto le caratteristiche fisiche che identificano le quattro classi di protozoi. I rizopodi, forniti di pseudopodi. I flagellati, con i loro sottili flagelli. I ciliati, identificabili grazie alle loro ciglia numerose e corte, e gli sporozoi, che di solito vanno incontro a uno stadio di spora nel loro ciclo vitale. Questi esempi sono solo parecchie delle più di 20.000 specie fino adesso identificate. I protozoi sono largamente diffusi. Tutte le specie sono adattate in qualche modo a gran parte degli ambienti. Il mare è la dimora per molte specie di protozoi. L'acqua dolce lo è per altri, e buona parte della Terra è ancora un terzo ambiente in cui i protozoi prosperano. Spesso gli animali che ricavano il loro nutrimento dal terreno ingeriscono le cisti, cioè le spore di certe specie di protozoi pericolosi. Il corpo di tali animali fornisce un ambiente molto ben specializzato per certi protozoi patogeni, come l'entameba che vediamo qui. Questo tessuto è infestato da una massa di protozoi parassiti. Essi possono provocare una malattia e forse anche la morte. Un altro adattamento di certi protozoi all'ambiente è mostrato in queste riprese a passo 1. Questi protozoi hanno formato delle cisti, dei rivestimenti per proteggersi dall'ambiente secco. Quando il suolo diventa sufficientemente umido, l'organismo verrà nuovamente fuori dalle cisti. L'adattamento dei protozoi al loro ambiente è correlato con una vasta gamma di strutture corporee. Questa diversità mette questi animali in grado di mandare avanti tutte le complesse funzioni vitali, sebbene il corpo di un protozoo consista soltanto in una singola cellula. Fra le molte strutture cellulari o organuli trovate nell'ameba e in altri protozoi, possiamo puntare la nostra attenzione sul centro dei processi vitali, il nucleo. Un vacuolo contrattile elimina l'acqua e gli altri prodotti di rifiuto, avanzi dei processi che si vanno svolgendo. Questi organuli, così come gli altri numerosi all'interno della cellula, sono composti da una sospensione colloidale, conosciuta tradizionalmente come protoplasma. In parole semplici, il protoplasma è la sostanza vitale della cellula. La membrana cellulare, un sottile rivestimento del protoplasma, raccoglie insieme gli organuli ed è spesso circondata da uno strato di qualche genere. Nell'ameba, la membrana cellulare è estremamente flessibile e permette l'estensione degli pseudopodi. Questa flessibilità è un adattamento che serve per il movimento, una delle principali funzioni vitali dell'ameba. Abbiamo visto che il paramecio è uno dei molti ciliati che si muove per mezzo delle ciglia vibratili e che i flagellati, come il peranema, nuotano agitando il loro flagello. Il moto dei protozoi, e cioè il nuoto, è correlato con la ricerca del cibo. La capacità di trovare del cibo è un'altra delle qualità necessarie alla vita. Questa ameba allunga gli pseudopodi per catturare i protozoi che si aggirano intorno a lei.
Notiamo l'animale che si avvicina agli pseudopodi sulla destra. Il tentativo di procurarsi del cibo ha successo. L'animale vivo ingoiato viene conservato nel protoplasma, in alcune goccioline d'acqua, i vacuoli del cibo. L'animale catturato sarà digerito attraverso gli enzimi, sostanze chimiche che trasformano il cibo in sostanze solubili. I ciliati in genere si muovono più rapidamente quando sono alla ricerca del cibo. Questo esemplare scuro è un ciliato, il Didinium. Come si vede dal nostro esemplare inquadrato al centro, il Didinium è capace di ingerire animali più grossi di lui. Questo ciliato, lo Stentor, non ha bisogno di muoversi per procurarsi il cibo. Le sue ciglia danno luogo ad una corrente in cui i protozoi più piccoli, batteri o alghe, sono avviati verso la bocca dello Stentor. Le sue ciglia sono particolarmente specializzate per la ricerca del cibo. Un insolito adattamento per la ricerca del cibo si trova nell'euglena. Siccome si muove e ha altre caratteristiche proprie della vita animale, questo flagellato è stato classificato come un animale. Ad ogni modo, molti botanici la considerano una pianta. Le zone verdi all'interno del suo protoplasma sono cloroplasti, corpuscoli capaci di organizzare il processo della fotosintesi proprio come fanno le piante. Così l'euglena e i flagellati ad essa correlati sono particolari fra tutti i protozoi in quanto si fabbricano gran parte del proprio cibo. Le amebe e tutti gli altri protozoi usano il cibo come materia grezza per il metabolismo attraverso cui sono possibili i processi vitali di accrescimento. Se ha cibo sufficiente, l'ameba cresce e potrà anche riprodursi. La maggior parte dei protozoi si riproduce per divisione semplice o mitosi. Nell'ameba è il nucleo della cellula che si divide per primo, segue poi la divisione della parte restante della cellula. Nel tempo le due metà si separano e formano due distinti animali. Anche nel paramecio si attua una divisione mitotica. In questo caso si duplicano i numerosi nuclei, poi il corpo si divide a metà e infine si separano le due parti. Il paramecio, proprio come certi altri ciliati, si riproduce anche attraverso un meccanismo sessuale primitivo. Questa coppia di parameci si sta scambiando i nuclei che contengono materiale genetico. Quando lo scambio sarà completo, si separeranno. Poi il singolo individuo, dopo una fase di cambiamenti che hanno luogo al suo interno, si riprodurrà per divisione. Così abbiamo visto che i protozoi, sebbene vengano chiamati organismi semplici, sono capaci di portare avanti delle funzioni vitali comuni alle forme di vita più evolute: il movimento, tutte le attività connesse con la nutrizione, la crescita e la riproduzione. Un'ulteriore funzione vitale fondamentale per la sopravvivenza è la capacità di rispondere agli stimoli provenienti dall'ambiente. Come abbiamo visto, l'ameba risponde allo stimolo preda, circondandola e divorandola. In quest'immagine l'oggetto sferico non ha valore come il cibo e infatti l'ameba non lo ingoia. Questo tipo di risposta allo stimolo è una reazione di allontanamento. Le reazioni di allontanamento sono fra quelle più comunemente osservate nei protozoi. Il paramecio si rende conto, prova e poi evita l'oggetto. Anche nella vorticella, che non nuota liberamente, possiamo osservare una reazione di allontanamento. Questi animali a forma di campana sono uniti per mezzo di uno stelo flessibile e sottile a un oggetto fisso. Guardate come uno stimolo elettrico sgradevole induce questo esemplare a contrarsi. Quindi i protozoi, le forme più semplici di vita animale, sono organismi complessi. Essi giocano un ruolo fondamentale per la vita umana. Fanno parte di una lunga catena alimentare. I protozoi sono una voce importante per la dieta delle idre e di altri piccoli organismi viventi. Tali animali, a loro volta, vengono mangiati da altri più grandi di loro, che infine possono costituire una sorgente di alimenti per l'uomo. Certi protozoi sono anche correlati all'uomo perché provocano una grande varietà di gravi malattie. Questi protozoi causano la dissenteria amebica, mentre questa specie provoca la malattia del sonno in Africa e questa la malaria.
Ad ogni modo, questi protozoi che causano malattie sono una minoranza fra le più di 20.000 specie di protozoi identificati fino ad ora. Queste specie si possono dividere in quattro classi principali: rizopodi o sarcodinia, flagellati, ciliati e sporozoi. Sebbene in genere essi siano organismi unicellulari, i protozoi hanno delle strutture specializzate che li rendono capaci di espletare tutte le funzioni vitali: il movimento, la risposta agli stimoli ambientali, l'utilizzazione del cibo, la riproduzione. Questi sono i protozoi, i discendenti ancora in vita delle primitive forme di vita animale.